Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto, rispose Gesù. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite, è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Gesù, in quel discorso tenuto nel Tempio durante la festa delle capanne, arriva a dire una frase fortissima. Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. E qui siamo di fronte a uno dei quei passi del suo insegnamento dove la pretesa che Gesù avanza su se stesso è fortissima. Guai a chi pensa di accogliere Gesù come un semplice maestro, perché Gesù o è veramente figlio di Dio o è stato un grandissimo imbroglione, perché di se stesso ha detto delle cose enormi, tanto è vero che finirà in croce, non è finito in croce per caso, è andato in croce perché su di sé ha avanzato delle pretese fortissime, come in questo caso, chi ascolta la mia parola non morirà. La reazione degli ascoltatori qual è stata? La prima reazione è questa: ora sappiamo che sei un indemoniato. Ecco, Gesù è stato considerato un indemoniato, uno posseduto dal demonio, un matto, uno che sragiona. Questa è stata la reazione. E poi gli dicono, per spiegare perché lo considerano un indemoniato, anche il nostro grandissimo padre della fede, che è Abramo, è morto. È morto lui, forse sei più grande di Abramo tu, e poi anche tutti gli altri profeti sono morti, chi sei tu? E Gesù risponde in due maniere. La prima è misteriosa, ma è sempre quella strada con cui Gesù si presenta. Io non cerco la mia gloria, non dico cose perché voglio gloriarmi, ma è il Padre mio, quello che voi considerate Dio, il Dio creatore, ma non lo conoscete. Ecco, quello è veramente colui che mi dà testimonianza. E se io dicessi che non lo conosco, sarei un mentitore. Gesù vive la sua vita continuamente in questa amicizia con Dio Padre. Questa è la profonda ragione per cui Gesù dice: chi ascolta le mie parole non morirà, perché sono le stesse parole di Dio Padre, e perché Gesù le dice, perché conosce il Padre. E poi c'è una seconda ragione, strana questa. Dice: Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Sentite come Gesù legge la storia del passato, non come una storia del passato, ma come una realtà presente. In che senso Gesù, Abramo esultò vedendo Gesù? Voi sapete che il nome che ha dato al figlio Isacco, sapete cosa vuol dire? Isacco vuol dire colui che ride, colui che sorride. Ed è il nome che Abramo ha dato al figlio perché quel figlio ha visto la verità della promessa. Il suo corpo era ormai morto, era anziano, non avrebbe mai potuto sperare nella discendenza. Eppure Dio gli ha dato la discendenza, nonostante lui fosse vecchio e Sara fosse vecchia. E in quel figlio lui ha visto il sorriso di Dio, il senso che la sua discendenza, ecco l'eternità, continuava e annunciava il discendente che era Gesù. In questo senso Gesù dice: ecco, quel sorriso adesso si compie, perché sono qui. Capiscono i giudei?
No, non capiscono, fanno i conti. Qui sappiamo un po', veramente era un po' più giovane, gli dicono qua non hai ancora 50 anni, cioè, noi sappiamo che ne aveva meno di 40. Ed ecco la ultima frase che poi fa scatenare l'ira. In verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. E questa volta non occorre essere molto esperti per sentire che dietro a questa espressione che cosa c'è? Il famoso nome che Dio ha rivelato di se stesso nel roveto ardente. Io sono colui che sono. Gesù rivendica questa forza. Reazione ultima, raccolsero le pietre per ucciderlo. Cercano di lapidarlo. Gesù non era ancora alla sua ora e quindi non si lascia uccidere ed esce dal Tempio. La nostra preghiera oggi deve cogliere da una parte questa forza. Chi crede e ascolta le mie parole non morirà in eterno. Che cosa voglio dire? Ecco, noi siamo abituati ormai a dire Gesù è il vero Dio, è il vero uomo, lo riconosciamo, però sentiamo che veramente se stiamo nelle sue parole la nostra vita cambia, si apre a questa speranza. Certo, dobbiamo passare attraverso la croce, ma è un passaggio, è una Pasqua. E allora l'altra dimensione tipica del cristiano qual è? Il rallegrarci. Il che non vuol dire che non soffriamo per le prove e che davanti alla croce non sentiamo lo strazio del dolore. Però dentro il nostro cuore c'è una allegria, una gioia, perché sappiamo di avere la parola che ci apre alla vita. Domandiamoci, siamo abituati a credere così, a credere con forza alla parola che il Signore Gesù ci dona?